che non sia, come dire, razionale finanziare la concorrenza. Chiede di intervenire la deputata Mannino, prego. Brevissimamente, Presidente, perché già è stato detto dai colleghi riferimenti alle incostituzionalità di questo emendamento che appunto di fatto toglie fondi alla scuola pubblica. Tutto qui. Allora, colleghi, io devo avvertire che il gruppo Movimento 5 Stelle ha esaurito anche i tempi aggiuntivi concessi dalla Presidenza. Sono anche esauriti i tempi per gli interventi a titolo personale che sono stati già ampliati di un terzo nella seduta di ieri. Quindi la Presidenza consentirà in via eccezionale al gruppo Movimento 5 Stelle una breve dichiarazione di voto per ciascuna votazione, se verrà fatta richiesta, e ove questo risulti compatibile con l'andamento dei lavori, tenendo conto dell'impegno assunto da tutti i gruppi in sede di conferenza dei presidenti di gruppo di concludere l'esame del provvedimento entro la mattina di domani, con ripresa televisiva diretta delle dichiarazioni di voto finale a partire dalle ore 11:30. Quindi, in via eccezionale, breve dichiarazione di voto per ciascuna votazione. Allora, deputato Crippa, richiama regolamento, prego. Grazie Presidente. Articolo 8. Questa è una sua scelta e volevo ricordare un precedente che c'è stato con la presidenza del collega Giacchetti alla delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie, quando il gruppo Fratelli d'Italia aveva già esaurito i tempi aggiuntivi. In quell'occasione fu concesso un ulteriore tempo da destinare complessivamente. Quindi sostanzialmente consente che i tempi a disposizione del gruppo Fratelli d'Italia siano ulteriormente ampliati complessivamente fino alla metà rispetto a quelli originariamente previsti. Quindi oltre a un terzo gli fu data questa possibilità. Credo che questo sia nelle sue facoltà e pertanto sia solo una sua responsabilità se concedere ai gruppi, adesso siamo noi i primi, ma credo che anche gli altri gruppi arriveranno nella stessa medesima condizione, e pertanto io le richiamo il precedente all'atto Camera 331927A